Amici, ben ritrovati alla quarta puntata di Trekking Urbano Città di Sondrio. Questa volta la destinazione è il Castel Grumello. Molti di voi lo conosceranno, ma noi vogliamo farvi scoprire dei sentieri per raggiungerlo a piedi direttamente da Sondrio. Sentieri che passano attraverso questi bellissimi terrazzamenti. Vi proponiamo un giro ad anello, quindi rimanete sintonizzati fino alla fine, perché secondo me non tutti conoscono questo giro, specialmente la parte conclusiva dell'anello, cioè quella che dal castello vi riporta alla città. Quindi adesso sigla e poi vi spiego come siamo arrivati fino a qui. Il trekking di oggi parte dalla piazza Quadrivio, che è proprio all'imbocco di Scarpatetti. Si risale tutto Scarpatetti fino ad arrivare sotto al Castel Masegra. Da lì si segue la strada delle macchine per circa 5 minuti fino ad arrivare a questo punto, dove invece che continuare in direzione della passerella sulle Cassandre si gira e si prende questo sentiero che vi porta attraverso i primi terrazzamenti. Non potete sbagliarvi, anche perché da qui iniziano le prime indicazioni dell'anello del Grumello. È molto facile non sbagliare strada, anche perché il castello è visibile fin dalla partenza del trekking, eccolo giù là in fondo. E noi seguiamo Benny adesso, che ci conduce al castello. Giro di oggi davvero molto semplice, poco dislivello, pochi chilometri, quindi direi davvero alla portata di tutti. Si prosegue a piedi per questo sentiero in piano circa una decina di minuti e si arriva nella frazione Colda. Si fa ancora un pezzettino di strada asfaltata, ma tra pochissimo riprendiamo di nuovo il sentiero, che oltrepassa i tubi e si alza un pochettino. Il castello per ora rimane alla nostra destra. E questo è probabilmente uno dei due punti in cui farete il dislivello del giro di oggi, perché altrimenti è veramente quasi tutto in piano. Si sbuca di nuovo sull'asfalto, ma veramente per 20 metri, perché poi oltrepassata questa casa si scende di nuovo per un sentiero. Arriverete da questa strada e non perdetevi la svolta per questo sentierino qui. Ormai mancheranno 5 minuti al castello. Attenzione qui, che si sbuca subito sulla strada, ma non arriva nessuno, quindi via di nuovo. L'antica fortezza viene comunemente chiamata Castel Grumello, ma in realtà il nome originario è Castello De Piro al Grumello, perché la famiglia che l'ha costruito erano i De Piro, che si sono trasferiti in Valtellina nel XIII secolo più o meno, anno in cui appunto risale la costruzione di questo castello, perché c'erano delle lotte tra le famiglie milanesi e le famiglie comasche, quindi loro si sono trasferiti qua. Nel corso del tempo però, nel giro di poco, la famiglia va in declino e quindi nel 1300 circa sono costretti a vendere il castello ai rivali, che erano i capitanei. Poi nel 1500 il castello viene completamente distrutto, o quasi completamente, dai grigioni, come praticamente è successo a quasi tutte le fortezze e tutti i castelli della Valtellina, che è un territorio dal punto di vista militare a quei tempi molto strategico. Infatti Castel Grumello si chiama così perché si trova su un grumo, cioè un dosso roccioso, posizione strategica perché si vede praticamente mezza Valtellina. È un castello gemino, viene definito così perché è formato in realtà da due parti: la parte militare, che è di fronte a me, e la parte residenziale, che è dietro di me, in cui nella parte militare c'è adesso ancora l'antica torre, ce n'era anche un'altra, ci sono le fondamenta ma non si vede più,
E invece nella parte residenziale è appunto la residenza della famiglia, quindi è fatta un pochino più carina, mettiamola così, ci tenevano un po' di più. Adesso dal, mi sembra, 1990 il castello è del FAI, cioè del Fondo Ambiente Italiano, potete venire qua tutti i giorni dalle 10 alle 17-18, dipende se è stagione estiva o stagione invernale. Inoltre è presente anche un ristoro, un ristorante proprio qui sotto al Castel Grumello, dove potete fermarvi anche a mangiare. Adesso quindi inizia la parte un pochettino più interessante, che forse qualcuno di voi non conosce. Dobbiamo anche fare di fretta perché giù là da Tirano sta arrivando, sembra un bel temporale, quindi dobbiamo darci una mossa e ci rimettiamo in cammino per tornare a casa. Ah, comunque noi abbiamo approfittato di questi tavolini per farci un breve picnic. Alla fine abbiamo preso anche l'acqua, quindi ci siamo protetti là sotto aspettando che finisse. Tanto era giusto un temporale di quelli che durano 10 minuti, adesso sta già spiovendo. Quindi parte più interessante, dicevo, si continua sulla strada dal castello fino a questa chiesetta. E invece che continuare a scendere, si riprende questa strada di nuovo per i terrazzamenti. Siamo proprio sotto il castello e la chiesa dove eravamo prima. Questa parte è molto ripida, ma siamo ormai arrivati alla fine. Bisogna fare attenzione nei tratti di sentiero appena percorsi, perché sono sicuramente meno frequentati e battuti rispetto a quelli dell'andata, quindi potrebbe essere un pochettino più facile perdersi tra le vigne. Praticamente giù lì arriveremo e saremo in zona Cimitero di Sondrio. Ed eccoci di nuovo in pianura. E per tornare al punto di partenza non dovete far altro che seguire questa strada dritto fino al campanile di Piazza Campello. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete dei consigli da darmi per i prossimi trekking urbani, scrivetemelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video.